Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di Podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino, per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno. Come è scritto in 1 Timoteo 2, verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Amen, pace di Cristo, che Dio vi benedica dal podcast Antioca. Oggi è giovedì 13 di luglio, sono le 22:03 minuti, siete in collegamento con il podcast Antioca. Parlo con voi in questo momento la sorella Deborah, in diretta da Brandizzo, provincia di Torino, Torino Nord, gloria a Dio. Con me qui presenti con questa puntata speciale c'è la sorella Maria, moglie del nostro pastore
Pedro Guzman della Chiesa di Torino e siamo ospiti a casa della nostra sorella Giovanna, moglie del fratello Giuseppe Famularo. E con questa puntata speciale vogliamo veramente ringraziare prima di tutto il Signore con una preghiera e poi voglio passare subito la parola alla sorella Maria per una riflessione, un sentire veramente riguardante a noi ruolo come mamme, di quello che il Signore ha messo nel suo cuore e condividerlo insieme affinché veramente con l'aiuto del Signore ogni giorno possiamo applicarlo nelle nostre vite, soprattutto con la saggezza del Signore nel come riversarlo nell'insegnamento dei nostri figli. Quindi facciamo subito una preghiera insieme, dopodiché proseguiremo col programma. Grazie Signore Gesù, Signore ti ringraziamo, Signore, per come siamo qui riunite nel tuo nome, Signore. Grazie per la tua parola, Signore, grazie per questa riflessione, per questo sentire, Signore, che la sorella condividerà con tutte noi, Signore, veramente, Signore, affinché tu, Signore, possa darci saggezza, Signore, nell'impartire, Signore, questo insegnamento, Signore, nel riversare questo insegnamento, Signore, nelle nostre case, verso i nostri figli, Signore, i figli che tu ci hai donato, Signore, perché loro sono i tuoi, Signore, e tu ce li affidati, Signore, affinché possano essere formati dei soldati, Signore, per estendere e espandere la tua parola, Signore Santo, che possiamo istruirli, Signore Santo, nella tua parola, Signore, con la tua saggezza, Signore, affinché loro possano veramente, Signore, riconoscere chi tu sei, Signore Santo, nelle loro vite, Signore Santo. Io ti chiedo di guidare, Signore, di ungere il labbra della nostra sorella, Signore, e di ogni mamma, Signore, che sta ascoltando questa puntata, Signore. Sii tu veramente a guidare ogni cosa nel tuo santo nome, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Pace di Cristo, care sorelle, voglio passare la parola alla nostra sorella Maria. E per chi è presente, posso anche inviare un presente. Questa puntata la potete anche condividere sulla pagina Facebook della Chiesa e siamo in live in questo momento. Amen. Pace di Cristo. Amen. Pace di Cristo. Gloria sia al nome del Signore Gesù Cristo. Grazie, sorella Deborah, per il saluto, per l'introduzione e per la preghiera. Vorrei salutare a delle sorelle che ci hanno mandato un presente, come per esempio la sorella Rudy, la sorella Cristina, la sorella Alessia, gloria sia il nome di Gesù, sorella Alessia lì dall'ospedale che ascolta i programmi, gloria a Dio, e che mettilo a tutto volume, sorella Alessia, così tutta la stanza ascolta, tutte le mamme ascoltano, alleluia, i consigli. Gloria sia il nome di Gesù. Vorrei iniziare, più che altro questo non è, diciamo, uno studio, ma più che uno studio è una anteprima o una meditazione a un qualcosa molto importante che sarebbe da approfondire e dopo di approfondire meditarci su, perché veramente il Signore continuerà a dare più intendimento e mano a mano che si va avanti meditando su questo il Signore farà capire ancora di più, perché magari all'inizio non si capisce del tutto magari come si dovrebbe capire, però mano a mano Signore darà la crescita. Vorrei iniziare con due scritture, come aveva condiviso il nostro pastore, Osea, capitolo 4, versetto 6, dove dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anche io rifiuterò di averti come mio sacerdote, poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anch'io dimenticherò i tuoi figli. E la prossima scrittura, nella versione Nuova Diodati, Proverbi 29:18, che dice: quando non c'è visione profetica, il popolo diventa sfrenato, ma beato chi osserva la legge. Queste due scritture praticamente ci fanno capire che è importante conoscere la profezia del Signore, la parola del Signore. Che la parola del Signore, la Bibbia, è un libro profetico. Amen. E profezia, ed è importante capire che conoscendo la profezia, la parola del Signore, avremo conoscenza e questo eviterà che eviterà la morte nella nostra vita, ma anche il Signore non solo non si dimenticherà di noi, ma
neanche lo farà con la nostra generazione. È importante capire che è la parola colei che ci mantiene veramente a continuare avanti nel cammino della vita e poter perseverare fino alla fine. E, è la parola che ci sostiene. Senza questa parola noi veniamo a sfrenarci, veniamo a deviarci, a perdere la visione, come diceva il nostro pastore, e alla fine troviamo la morte. Io volevo condividere un qualcosa che nel 2000, pastore correggimi, 2014 ha condiviso un grande e importante, dopo il Signore ovviamente, maestro della nostra vita, che poi anche l'ha condiviso al suo stesso tempo la moglie di un nostro pastore, e del pastore che ci ha portato ai piedi di Cristo alla salvezza, e veramente mi ha colpito, perché io già venivo meditando, il Signore già veniva mettendo un peso dentro di me e dei pensieri, delle meditazioni dentro me su questo punto dei figli, no? Però non sapevo da dove iniziare, non sapevo veramente la direzione che il Signore mi voleva portare. Quando io condividi questo con il pastore, mio marito, il pastore Guzman, anche a lui ha colpito e mi disse che era importante condividerlo. Ma ciò che ci ha ancora di più confermato che era un tema importante è stato il ministro Alessandro, che il giorno prima di noi sentire la condivisione, anche lui era stato colpito ascoltando una predica, non so il pastore che Signore usò per portare questo insegnamento, però dice che ha ascoltato una predica che aveva a che vedere appunto con questo tema, ma lui non sapeva il tema, comunque, che questo sarebbe stato un tema di cui io sarei andata a parlare, e condivideva appunto con il suo pastore, il pastore Guzman, che aveva ascoltato questa predica e li aveva colpito. Quando poi ovviamente il ministro Alessandro gli disse questo al pastore Guzman, il pastore Guzman gli condivise appunto che noi stavamo pensando in condividere anche alla Chiesa su questo tema. Ed è stato lì dove il pastore Guzman ha sentito veramente l'importanza di condividerlo al più presto. Veramente volevamo già farlo da ieri, e poi oggi ho provato a fare delle registrazioni, ma non è stato possibile, e sempre tra una cosa e l'altra non andava a buon fine il video prima e poi i tre audio che ho provato a fare. Eravamo in un giardino, comunque tra una cosa e l'altra non si riusciva a fare, però vuol dire che il Signore aveva nel suo piano che fossi questa sera, dopo la puntata di matrimoni, che potessimo condividere un po'. Come ho detto, è semplicemente un'anteprima, un'introduzione a un tema che magari più avanti vorremmo parlare, sviluppare anche nell'angolo delle donne, non solo delle mamme, ma delle donne in generale. E sarebbe un po' difficile tradurlo dall'inglese all'italiano, anche se ce l'ho già tradotto, però preferisco dare il succo per come io l'ho percepito, no? E si tratta dell'importanza di come essere un buon genitore. A volte noi pensiamo che perché insegniamo a vivere bene ai nostri figli, no? E gli insegniamo l'importanza che loro studino, si preparino, abbiano un buon lavoro, una buona casa, abbiano una stabilità economica, sociale. Diciamo, pensiamo che insegnarli semplicemente a vivere bene e ad avere una buona condotta, pensiamo che stiamo facendo il nostro lavoro come ruolo no? di essere genitori. E questo è molto lontano dalla verità,
Perché se noi abbiamo come priorità, come genitori, abbiamo l'obiettivo primario, abbiamo come priorità nel cercare di crescere i propri figli e quello di comunque farli vivere, e li cresciamo insegnandoli di vivere bene, di avere una buona condotta, di comportarsi bene, e abbiamo questo come priorità, molto spesso vedremo che questi figli, mano a mano che vanno crescendo, si perderanno, perché faranno scelte sbagliate, faranno cose sbagliate. Il buon comportamento non è la priorità, non è l'obiettivo di essere dei buon genitori. E preparare invece i bambini per la vita e ad avere un futuro, ovviamente nel Signore, è l'obiettivo di essere dei buoni genitori. Se non manteniamo un obiettivo per la loro vita, non insegniamo loro l'obiettivo finale davanti ai bambini, sarà impossibile guidarli correttamente e poter motivarli con successo. Allora, questo principio di poter crescere i figli con un obiettivo, diciamo, nella loro vita, qual è il vero obiettivo nella loro vita, anziché crescerli soltanto educandoli a una buona condotta o a vivere bene, no? E questo mantenere l'obiettivo, si applica questo principio, si applica non solo al fatto della parte genitoriale, se si può dire così, ma ancora doppiamente è vero che questo applica alla parte pastorale. Dobbiamo insegnare sia ai nostri figli come genitori, sia ai santi della Chiesa del Signore come pastori, dobbiamo insegnare che Dio ha un piano, che Dio ha un piano. Questa è la prima cosa importante, che sia il santo, che siano i figli, capire che Dio ha un piano per ogni uno di noi, ha un piano e ha anche uno scopo in questa vita e in quella successiva, perché ovviamente capiranno che c'è un'altra vita dopo questa vita e che siamo realmente qui, siamo semplicemente peregrini. Siamo di passaggio, ma qual è la nostra vera vita e la nostra vera casa eterna? E che comunque Dio ha progettato a ogni uno di noi ad avere una parte, questo è importante, ad avere una parte e un posto specifico e unico nel piano di Dio. E che nello scopo del Signore, nello scopo di Dio, nel suo regno e nel suo obiettivo, questi sono i scopi primari del essere un buon genitore o, nel caso del pastorato, essere un buon pastore. Che vuol dire? Che soltanto insegnare ai bambini, o nel caso della Chiesa, ai santi o credenti, soltanto insegnarli a vivere bene, questo praticamente li porterà a fallire e alla fine li farà rinunciare. È importante capire che siamo stati disegnati dal Dio creatore, come ho detto prima, a uno scopo nel suo regno, che lui ha un piano per noi, abbiamo una parte e un posto specifico, non solo in questa vita, ma anche in quella successiva.
Se i genitori o i pastori non insegnano i propri figli o ai santi, parlando della Chiesa, a ciò che lo scopo è, il vero scopo, allora entrambi, sia i figli o siano i santi, cresceranno o vivranno o andranno avanti senza un senso nella loro vita. La loro vita non avrà uno scopo, non avrà un senso. Le anime senza senso non vagano involontariamente nelle cose buone, vagano senza mira nei guai. Si capisce questo? Quando l'obiettivo genitoriale o pastorale è la buona condotta, allora ci sarà nella loro vita ogni tipo di lotta, scivoleranno e cadranno nell'errore e salteranno incluso fuori dalla proporzione. È importante capire che i fallimenti personali ci saranno e che devono venire affrontati positivamente, parlando della fede, attraverso il sangue di Cristo, attraverso il sangue di Gesù. Allora cosa succederà? Che i figli o i santi verranno incoraggiati a proseguire, a continuare a proseguire cosa? Lo scopo, il piano di Dio, la meta. Cosa succede? Se noi cresciamo i figli o pastoriamo ai santi, insegnandoli soltanto a vivere bene o ad avere una buona condotta, cosa succederà al figlio o al santo? Cosa succede? Che noi come genitori o come pastori metteremo l'attenzione sul figlio o sul santo, metteremo l'attenzione sul loro grande fallimento. Ci infocheremo sui loro fallimenti. Ma invece se noi cresciamo i figli oppure pastoriamo i santi, insegnandoli non soltanto a vivere bene o ad avere una buona condotta, ma chi sono loro davanti a Dio, come li vede Dio, che parte giovano loro nel regno di Dio. Dio ha un piano. Che sappiano che Dio ha un piano, uno scopo per loro in questa vita e in quella successiva, che hanno, il Signore ha progetti per ognuno di loro, ok? Che ha posto, che hanno un posto specifico, un piano, uno scopo, l'obiettivo. Allora, quando noi capiamo questo e insegniamo questo, che è normale fallire, che falliremo, ma che il sangue di Cristo ci copre e dobbiamo andare avanti con lo scopo, col piano, sapendo chi siamo, cosa succede? Nel primo caso abbiamo detto che ci infocheremo come genitori o come pastori nel fallimento, e sia i figli che i santi si scoraggeranno e si frustreranno e se devieranno, perché anche loro si infocheranno nel fallimento. Invece, nella seconda parte, nel secondo caso, quando si capisce che falliremo, che falliamo, che comunque è il sangue di Cristo che ci copre, che ci aiuta, la grazia di Dio, che abbiamo un piano, che c'è un obiettivo, no? Che dobbiamo arrivare a una fine, cosa succede? Allora l'infuoco non sarà sul grande fallimento, ma cosa succede? Sia il figlio sia il santo, che anche il genitore o il pastore, manterranno l'attenzione su cosa? Sull'obiettivo, non sul fallimento, che porta a frustrazione, a deviazione, come si dice, a mollare, ma
capendo la grazia, capendo che falliremo, il sangue di Cristo ci copre, capendo che abbiamo un obiettivo, che abbiamo un posto nel regno, che abbiamo, che Dio ha piani per noi, che Dio ha non solo un unico piano per ognuno di noi, ma Dio ha uno scopo, e capendo questo, ogni cosa che ci succede, anche i fallimenti, capiamo che Dio ha uno scopo e tutto lo userà. Non stiamo, allora, un parentesi, non stiamo parlando qui del peccare, diciamo, quando tu, conoscendo la grazia, tu calpesti il figlio di Dio, che pecchi sapendo, come dicendo, beh, io lo faccio tanto, Dio mi perdona. Diciamo, non stiamo parlando di questo tipo di attitudine o di autogiustificarsi, no, senza riconoscere i nostri fallimenti, perché è vero che quando sbagliamo cresciamo e capiamo che c'è uno scopo del Signore non solo nella nostra vita ma anche alle persone attorno a noi, però ovviamente non per questo non dobbiamo non riconoscere i fallimenti, che abbiamo fallito, però non in un modo condannatorio, ma in un modo che capiamo che dobbiamo andare avanti, che il sangue del Signore ci lava, ci copre, e che abbiamo un posto nel regno. Il Signore ha dei piani e dei obiettivi per noi, e dobbiamo andare avanti, perché non tutto finisce qui in questa terra, ma c'è la vera vita dopo. Allora, che succede? Col secondo caso, quando insegniamo questo, e la concentrazione non è nel grande fallimento, ma si mantiene, anche se si è fallito, capendo questo, si mantiene l'enfoco, l'attenzione sull'obiettivo, e questo aiuterà sia il bambino, al ragazzo, all'uomo, al santo, a muoversi oltre la propria umanità e le sue debolezze, e questo lo aiuterà a rimanere fedele allo scopo. Non so se si sta capendo più o meno l'idea, ma questa è una cosa profonda, che io ho dovuto leggerla varie volte, ho dovuto meditarci su, e sono sicura che il Signore continuerà a dare crescita a questo pensiero. Però è importante capire questo, perché a volte si ci domanda, ma perché un figlio ha fatto delle scelte così o colà, o perché tanti giovani sono cresciuti nella chiesa, non ci sono più, tanti hanno mollato, tanti si sono deviati. È ovvio che c'è tanto da meditare in questo, perché ovviamente queste persone non avevano capito veramente l'obiettivo, il loro ruolo nel regno, il piano no, che Dio ha per loro, il loro ruolo, il loro obiettivo, e dove andavano contro. Ma sicuramente provavano di fare le cose perfette, di fare le cose perfettamente bene, avere una buona condotta, avere, essere un buon cristiano, niente di male in questo. Però voglio esprimere quello che sto provando ad esprimere, e provavano a vivere bene, avere una buona condotta, però ovviamente non potevano, con le loro proprie forze non potevano, perché lo stavano facendo male, nel senso, alla fine si sono resi conto che comunque fallivano, non erano perfetti, come sì, il Signore ci vede perfetti attraverso il sangue, però sto parlando umanamente, fallivano, vedevano che non ce la facevano, che non potevano, non erano perfetti, allora si stancavano e si deviavano e abbandonavano il cammino. Se loro avessero capito che il Signore, quando li ha scelti, ci ha scelti, sapeva esattamente le nostre debolezze, i nostri fallimenti, e chi siamo noi? Noi siamo polvere, siamo nulla. Solo per la sua grazia e il suo sangue noi possiamo andare avanti all'obiettivo e al piano che Dio ha per ognuno di noi. Quando noi capiamo questo, il cammino si fa un po' più facile, nel senso che andiamo avanti, falliamo, ma non ci scoraggiamo, perché non mettiamo la nostra attenzione al fallimento, ma capiamo che il sangue di Cristo è lì che ci copre, la sua grazia ci sostiene, e andiamo avanti con l'obiettivo del chiamato che Dio ha fatto per ognuno di noi. Per cui i genitori abbiamo una grande responsabilità quando cresciamo i bambini,
perché l'infoco primario, la priorità non deve essere mai crescerli per essere bravi bambini, per essere persone buone, per avere una miglior vita, avere soltanto una buona condotta, vivere bene ed essere buone, brave persone ed essere diverse. No, quello sembrasse che fosse lo scopo del Signore, ma non lo è. Lo scopo che noi dobbiamo avere, la priorità, la prima cosa che si deve fare sia quando si cresce ai bambini, sia quando si insegna ai santi, e farli capire a loro la grazia di Dio, come opera il sangue di Cristo, e che loro hanno un ruolo, hanno un obiettivo in Cristo e c'è un futuro, una meta per loro nel regno, non solo per questa vita ma nell'altra. E fa differenza perché comunque, capendo chi sono io davanti a Dio, qual è la mia responsabilità nel regno, e che vado a fallire, ma che il sangue mi copre, e che vado avanti con l'obiettivo, lì tutto cambia, perché io non provo ad essere una persona perfetta, avere una condotta impeccabile, non cerco soltanto il vivere bene e avere un buon lavoro, una casa, tutto questo verrà, se il Signore permette, viene come una cosa secondaria, però non è la priorità. La priorità di un genitore, per essere un buon genitore, crescendo un figlio, è più che insegnarle a vivere bene, è più che insegnarle ad avere una buona condotta. È una grande responsabilità, perché è farlo crescere capendo la grazia di Dio, il sangue come opera, e che loro hanno un posto nel regno, che loro hanno, Dio ha piani per loro, c'è un obiettivo nella loro vita, non vivono soltanto per viverla, non vagano con una vita senza senso, no, che loro sappiano qual è il senso, il vero senso della vita, e che qualunque cosa loro facciano nella vita, sia studiare nell'università o la scuola, sia lavorare un lavoro, un'azienda, sia quello che sia, pulendo i bagni, pulendo la strada, o un avvocato, un dottore, non importa quello che sia, che loro capiscano che comunque loro hanno un obiettivo ben preciso e un piano di Dio, e che tutto è nello scopo di Dio. E sapendo loro questo, non importa in che tipo di lavoro si trovano, in che tipo di situazioni si trovano nella vita, sapendo questo loro avranno vittoria in ogni cosa che loro facciano nella loro vita, perché lo scopo non sarà una vita senza senso, un lavorare senza senso, il perché avere una casa, il perché avere una famiglia, che importa il tipo di moglie, il tipo di marito, però ci sarà uno scopo, loro avranno uno scopo, un obiettivo, e sarà ben preciso, e le loro scelte saranno moltissimo, moltissimo diverse a quelle che si possono prendere quando non ci si ha un obiettivo, una visione, come diceva il pastore, e un senso in Cristo Gesù nella vita. E perché insegnando questo, non importa, come ho detto prima, quello che loro svolgano nella società o no, quello che abbiano o non abbiano, il loro obiettivo sarà molto preciso, il loro scopo, diciamo il scopo di Dio in loro, nel regno, e sapranno che comunque non vagano, ma hanno un Dio che comunque è lì per loro, c'è un piano, c'è uno scopo, e viene un qualcos'altro dopo di questa vita. Per cui, per concludere, noi sappiamo che la Bibbia è piena di gente sbagliata che ha fatto gravissimi errori, attraverso la quale Dio ha fatto grandi errori. Erano persone difettuose, erano persone veramente come noi, tutti in errore. Ma attraverso della grazia di Dio le persone in errore possiamo soddisfare lo scopo di Dio e vedere grandi cose compiute, se viviamo una vita mirata a scopo
e non su se stessi, non su noi stessi. Questa è una cosa grande, Signore, gloria a Dio. Fratellino Elia è qui che loda il Signore, alleluia. Amen. Anche lui è qui che gioisce insieme a noi nella presenza del Signore. Io spero che questo si abbia potuto capire l'importanza e la differenza, sia come genitori ai figli, sia come pastori ai santi, di avere come priorità insegnare sia ai figli o ai santi che Dio ha un piano, c'è uno scopo in questa vita e in quella successiva, che c'è un qualcosa specifico progettato per ognuno di noi, che abbiamo una parte, un posto specifico nel piano di Dio, nello scopo di Dio, nel suo regno, e questi sono gli obiettivi primari, anziché soltanto crescere i bambini o educare i santi ad essere di buona condotta e vivere bene. Fa una grande differenza, sorella Deborah. Sembrasse, no, che si parla di una stessa cosa, di avere una buona condotta e vivere bene, però no, non è questa la priorità di un genitore o di un pastore nel caso dei santi. E c'è molto lì da parlare, sorella. Le persone, quando semplicemente sono insegnati che devono comportarsi in un certo modo, avere una buona condotta, e poi falliscono, si rendono conto che non possono, che non riescono, alla fine si frustrano e alla fine finiscono per fare delle scelte sbagliate, perché non hanno capito il loro scopo, non hanno capito la grazia del Signore e il sangue di Cristo come opera. Sorella, per concludere, se hai delle parole, chiudiamo con preghiera. Questo proveremo ad espanderlo un po' di più, sia nelle donne sia nelle mamme. Penso che è uno spunto, però è importante prendere un foglio e mettere delle differenze e poi pregare e dire: Signore, dammi la crescita su questo punto, rivelami, insegnami, no? Amen. Qual è la priorità? Perché a volte si ci infoca, sorella, troppo nei figli, e poi infocandosi troppo nei figli come priorità si li insegna anche male, perché si infoca a che devono comportarsi, diciamo, la buona condotta, come dicevamo, il vivere bene, guarda, devi fare così, devi studiare, sì, ovviamente lo studio, tutto questo, però l'infoco, la prima cosa, la priorità che deve prendere nell'insegnamento di un figlio e anche ovviamente di un santo è chi siamo davanti a Dio, chi siamo come figli di Dio, ed è importante, sorella. Amen. C'è differenza. Amen, sorella Maria, grazie veramente ad ogni mamma in questo momento in ascolto, e quando iniziamo a vedere tutto con altri occhi, nel senso non focalizzati veramente, sì, deve esserci, come diceva la sorella, l'insegnamento ovviamente della buona educazione, nel senso verso gli altri, il rispetto, eccetera eccetera, nel modo di porsi, tutto quello che è inerente alla buona condotta, al buon insegnamento, alla buona educazione. E assolutamente non stiamo dicendo di trascurare, amen, quel punto, ma assolutamente invece di privilegiare ciò che è la visione per loro, no? Il Signore, perché li ha creati, cioè loro sono privilegiati perché sono nati in una famiglia cristiana, no? Il Signore veramente ha una mamma, un papà credente, la differenza che loro iniziano a vedere con le altre famiglie, perché magari altri fanno questo, ma il loro scopo, il loro obiettivo qual è? Qual è? Magari noi gli parliamo magari di che possono avere magari un matrimonio santo, possono sposare un ministro del Signore, un beneficio di essere una donna santa, magari stare lì proprio infocati in ciò che loro possono, loro avere nel regno. Quindi veramente è importante espandere questo punto, avremo altri modi, altre occasioni, altri podcast inerenti a questo, e sarà bello, sarà impattante, penso, per ogni mamma. E come diceva sorella, se mi passi un attimo il foglio di Osea, capitolo 4 versetto 6, non voglio sbagliare, quando dice, che mi ha colpito prima, perché tu hai rifiutato la conoscenza.
anch'io ti rifiuterò di averti come sacerdote, perché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anch'io dimenticherò i tuoi figli. Se il Signore sta parlando, ovviamente, usa i suoi servi per arrivare con una parola di conoscenza per noi, per arrivare una parola veramente di rivelazione, di visione per nostre famiglie, per nostre case, perché rifiutarla? Perché rifiutarla se può essere di giovamento, può essere di beneficio nelle nostre vite, nell'applicazione dell'insegnamento per i nostri figli? Quindi io con queste parole veramente voglio salutarvi nell'amore del Signore. E questa puntata può essere riascoltata, magari se volete annotare dei punti, ma come vi dicevo avremo altri modi e occasioni per condividere su questo punto. Iniziamo a vedere i nostri figli con altri occhi, quegli occhi spirituali del Signore che ce li ha affidati per farne cosa? Per farne cosa? Affinché loro possano avere quella visione nel cammino del Signore, affinché loro possano essere fermi, stabili, occhi su Gesù, andare avanti e certamente non per avere dei bambolottini, diciamo, da sbaciucchiare, da, no? Sono sì, carini, sono belli, sono assolutamente, il Signore ce li dona, ma cosa vuole il Signore da loro? Perché il Signore li ha scelti, no? Anche in tanti bambini, no? Di questo mondo, perché ha scelto proprio me, no? Il bambino dice: perché il Signore ha scelto proprio me? C'è un proposito, c'è uno scopo, c'è un obiettivo. Quindi che Dio vi benedica, pace di Cristo, care mamme. Amen. Alla prossima puntata, siamo in sintonizzazione, in collegamento. Non perdete ovviamente le prossime puntate che si espanderà a questo punto. Sorella Maria. Amen, sorella, solo per concludere, anche che prima che mi dimentico, no? Che molte volte vediamo che i bambini in chiesa, poi quando crescono, che sono più grandicelli, magari incominciano a dire ma perché io devo, come sempre parliamo dei punti più, come si dice, più pilota anche con le femminucce, ma anche con i maschietti, no? E perché io devo vestire così? No, perché viene la pressione, no? Nella scuola, nell'università dove si abita, comunque nella società, e perché devo vestirmi così? E perché non posso uscire o fare questo? E perché io mi devo vedere oppure così? Oppure il paragone magari con il paragone con altre anche sorelle, fratelli, no? E perché l'altra sorellina fa così? E perché l'altra si è tagliata i capelli? E perché questa non usa la copertura? Diciamo, sempre c'è questo paragone. Allora, cosa succede? Quando noi li cresciamo a loro, capendo che questo è una relazione individuale col Signore, che il Signore ha un piano per ognuno specifico, uno scopo specifico, che ognuno darà conto e che comunque ognuno prenderà sia il beneficio o il non beneficio in questa vita, ma anche in quella dopo, cosa succede? Ognuno vedrà per sé di mantenere quello scopo, quel proposito, quella volontà del Signore fino alla fine e non farà paragoni. Sì, soffrirà per magari la sorella, il fratellino che si devia o magari non sta camminando come gradisce il Signore, tutte queste cose vanno, però già non sarà il voler imitare quello che non va bene, non sarà diciamo una lotta al di più di quello che deve essere la lotta normale tra la carne e lo spirito. Non sarà magari il condannare, perché sì, giudicare ognuno giudichiamo d'accordo alla parola per prendere delle scelte giuste, ma c'è una differenza tra quel giudicare e per noi prendere delle scelte giuste al condannare altri. E diciamo, dobbiamo capire che crescendo i nostri figli, facendo capire loro qual è il loro scopo, qual è il piano di Dio per loro, che Dio ha un piano per loro, e comunque fa la differenza, perché poi da grandi tutte queste cose non saranno un problema, perché loro sapranno: wow, io sono scelto, wow, che privilegio, wow, io ho un Dio che mi parla, un Dio vivo, capisco tanti misteri, wow, Dio ha uno scopo per me, ha un piano, il Signore qualunque cosa io mi trovi, anche se mi trovo nella fossa dei leoni, e anche se mi troverò nelle tenebre, ma il Signore sarà con me, perché c'è uno scopo, c'è un piano, diciamo, e la persona può andare avanti anche se fallisce, dice: gloria a Dio, il Signore mi copre, mi aiuta, mi perdona, vado avanti perché lo scopo, diciamo, andrà avanti senza voler tornare indietro, senza deviarsi, e non metterà la sua attenzione nei suoi fallimenti,
ma nell'obiettivo. Amen. Come diceva il pastore, nella visione. Amen. Che il Signore ha dato, capendo chi siamo come figli di Dio davanti al Signore. Io con questo, sorella, concludo. Amen. Ok, amen, grazie sorella, e vi rinnovo i nostri saluti nell'amore del Signore, una buona notte nel Signore, e espanderemo questo argomento anche nelle prossime puntate, quindi siate in collegamento con il podcast Antioca. Che Dio vi benedica, una buona notte nel Signore, pace di Cristo. Amen, pace di Cristo.